ringrazio veramente anche l'università che gestisce il palazzo per questa bellissima ospitalità, anche il senatore Astorre, che saluto, se perdo qualcuno scusatemi. Ed è importante quindi assecondare questa vocazione anche per il futuro, non si torna indietro, però appunto vediamo che non è solo scienza del XIX, del XX secolo, è una scienza che parte proprio nello spirito di questi territori. Questa non è una Roma, Roma 2, come definito il rettore, questa ormai è Roma. Noi siamo entrati in un'ottica, anche gli amministratori dobbiamo entrare nell'ottica della città metropolitana, quindi questo è un quadrante omogeneo dove sì, oggi c'è Frascati al tavolo, ma semplicemente perché Frascati è il luogo fisico, il comune fisico dove sono localizzati i centri di ricerca, nello specifico l'ENEA.